piano che riguarda praticamente la necessità di dare una risposta a quello che è diciamo, l'emergenza che si può verificare nei vari pazienti nella nostra area nord, che attualmente risulta sguarnita di qualunque possibilità di trattamento di un problema da pronto soccorso. Quindi quello che noi chiediamo è, a livello dell'ospedale di Anagni, dove attualmente c'è un punto di primo intervento e quindi con una potenzialità molto scarsa, di potenziarlo, di farlo diventare pronto soccorso con tutti gli annessi funzionanti, i servizi, e quali la radiologia e il laboratorio analisi, funzionante a servizio di questa struttura di pronto soccorso, e poi con dei posti di osservazione breve dove il paziente stabilizzato, che non necessita di essere trasferito presso un'altra struttura di riferimento, che potrebbe essere il DEA di primo livello di Frosinone, possa essere eseguito nel nostro centro sede di pronto soccorso. La parola al consiglio comunale. Innanzitutto un punto, qualcuno mi ringraziava per la presenza anche in Assise, che indubbiamente è difficile perché oggi governa la Regione Lazio, che ha la responsabilità di dare risposte, di affrontare le problematiche. Però io credo che un amministratore debba fare così e debba soprattutto ascoltare. Io sono stato qui soprattutto per ascoltare, ma dirò quello che penso, alcune cose che la Regione sta facendo e soprattutto quello che è il lavoro che assieme, tutti assieme, dobbiamo fare. Ora, partiamo da un punto. Io sono d'accordo con chi diceva, innanzitutto le parole, la relazione dell'assessore, che io condivido nella impostazione e anche nel lavoro, nella prospettiva che dava e che noi tutti insieme dobbiamo portare avanti. Così come condivido l'idea che di fatto siamo all'anno zero. E siamo all'anno zero soprattutto in questa città e soprattutto per quello che riguarda l'ospedale di Anagni. Perché non torno sulla ricostruzione che l'assessore Togliatti ha fatto e che ha fatto anche con la giusta polizia di particolari, ma siamo al punto in cui ora quello che bisogna fare è lavorare a riaprire, mettere insieme i pezzi, inserire tutto questo dentro una programmazione più generale. Io credo sia giusto che vi dica però alcune cose che si stanno facendo e anche qual è il punto dal quale si parte. Perché credo che se noi vogliamo che questa assise sia utile e che soprattutto al termine abbiamo la consapevolezza del lavoro che dobbiamo fare, penso sia altrettanto giusto che si conosca da dove noi partiamo. Ora, il problema della sanità della nostra provincia non è il fare cassa. Noi non abbiamo l'esigenza di fare cassa e quindi dire si chiude un servizio, si razionalizza una struttura, si riconverte un'altra struttura. Dico all'assessore Togliatti che il problema non è la parola riconversione. Il problema è che spesso non si è fatta la riconversione di alcune strutture, cioè è rimasto solo sulla carta. Il problema, dicevo, non è fare cassa. Il nostro problema è la carenza di medici e di posti letto. Noi abbiamo subito, la nostra provincia ha subito la violenza delle manovre, che di fatto che cosa avevano creato? Avevano creato una situazione nella quale Roma era divisa in quattro quadranti e ad ogni quadrante corrispondeva una delle province del Lazio. Questo voleva dire che se su Roma c'era un surplus di posti letto,
non sono stati tolti i posti letto dove erano più e messi dove il segno era meno, ma si è fatta una semplice media matematica. E questo a noi ha costato posti letto, medici e risorse. Abolizione delle macro aree non è li aboliremo, le macro aree sono abolite e sono abolite nei piani operativi che la Regione, il commissario alla sanità della Regione Lazio, ha depositato presso il Ministero e il Ministero ha accettato. È per questa ragione, non per diciamo una promessa vana, e lo ricordavano alcuni esponenti dei comitati, che torneranno da subito in provincia di Frosinone 100 posti letto per acuti. A questo si aggiungerà i posti letto in day hospital, le altre tipologie a bassa intensità di cura, ma è ovvio che per l'assistenza primaria il nostro principale interesse è quello del numero dei posti letto per acuti. Saranno 100 nell'immediato. È ovvio che davanti a anche altri tagli che ci saranno nel resto della regione e in particolar modo su Roma, segnare il punto positivo è un primo punto di partenza, scusatemi il gioco di parole, è da lì che noi dobbiamo partire. L'altro problema, lo dicevo, è la carenza di posti letto, di personale. Ora, dov'è il nostro problema? Nel corso di questi anni la sanità regionale ha perso circa 3.000 unità e dentro questo schema la nostra provincia, la nostra ASL, è stata quella che ne ha perse di più. Io lo capisco che mi si dice le leggi si cambiano e io personalmente ho chiesto al mio partito, dentro quello schema che riportava Sciacconi, al quale però mi passi la battuta, voglio ricordare che il vicepresidente della Regione Lazio è Massimiliano Smeriglio, che siamo al governo insieme. Io ho chiesto al mio partito, lo farà alcuni parlamentari nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi giorni, depositare una legge che abolisca il blocco del turnover. Una sanità commissariata ha il blocco del turnover, delle assunzioni, in un paradosso tutto italiano, in una assurdità. Perché si dice, siccome si è commissariati e Lazio è commissariato a causa di 10 miliardi di euro di debito accumulati, lo ricordava bene l'assessore, nel corso degli anni per responsabilità di tutti, ma 10 miliardi di euro che la Regione Lazio ha rateizzato a 30 anni, ma in virtù di quello siamo stati commissariati, e c'è il blocco del turnover, cioè dicono, la legge dice, non si può più assumere se non in ragione del 10% della spesa del personale che è andato in pensione nell'anno precedente. Un primo punto risultato dell'amministrazione di Zingaretti è stato quello di avere lo sblocco di questo passaggio di assunzioni dal 10 al 15% in virtù del fatto che il piano di rientro va bene. Ora, perché è un paradosso tutto italiano? Perché si dice non puoi assumere perché quella è una spesa, se tu assumi è una spesa fissa. E siamo costretti, non mi ricordo chi lo diceva, ed è giusto, soprattutto da parte dell'intervento di qualche cittadino, noi spendiamo, si diceva 6 milioni di euro di prestazioni aggiuntive, sono 8 quelle che spendevamo, sono di più, quando ne basterebbero forse meno della metà per assumere il numero di medici che ci consente di risolvere la maggior parte dei problemi e spendere di meno. Quindi capite che il nostro problema non è un problema di cassa, è un problema dentro il piano di rientro, dal quale noi vogliamo uscire, dal quale noi vogliamo uscire,
perché per noi l'uscita del commissariamento vuol dire riaprire una programmazione regionale, poter tornare ad assumere e poter tornare a impiegare fondi. Secondo le nostre previsioni, noi nei primi mesi del 2015 saremo fuori dal commissariamento. Perché? Perché il deficit che ogni anno accumulava la regione, che era di circa, perché oltre 30 miliardi di euro di debito, c'era un deficit che si accumulava ogni anno e che era quello di circa 800 milioni, oggi 630, in virtù del fatto che il Lazio ha aumentato il numero di abitanti, si sono sbloccati dal governo circa 400 milioni in due annualità. Se c'è anche un altro paradosso, dovete sapere che il Lazio paga per intero i policlinici di carattere nazionale, dove il resto d'Italia viene a curarsi e viene a studiare. Messo tutto insieme questo, noi per i primi mesi del 2015 possiamo stare fuori dal commissariamento. E quello è un punto di svolta, e lo dico, lì c'è il lavoro di chi oggi guida la regione, ma c'è il lavoro di chi oggi è all'opposizione. C'è stata un'unità di intenti su questo, che è un punto che va diciamo sottolineato, perché è vero che la politica fa tanti disastri, ma a volte diciamo quando l'unità di intenti produce diciamo così cose positive, va anche questo ricordato. Allora, dentro questo schema è ovvio che io oggi non sono qui soltanto a diciamo rappresentare la regione, a rispondere di tante sollecitazioni che sono arrivate e che condivido. Come vedete, salto in una polemica che sarebbe tutta politica, delle 80, le chiusure. Io sono qui ovviamente anche a dire a voi tutti che da rappresentante del territorio io sono al vostro fianco, anche se questo significherà puntare i piedi e litigare se servirà con la mia maggioranza. C'è qualche testimone e sa che quando ci fu l'inizio e si stava abbozzando il nuovo atto aziendale qualche mese fa, ed era un atto aziendale che io per primo, insomma assieme ad alcuni comitati, non vedo più Roberto, però mi può essere testimone, e sarebbe stato un atto aziendale che avrebbe danneggiato le strutture del nostro territorio, io sono stato il primo a contestare quella cosa lì e a bloccarla. Quindi è ovvio che chi governa deve dare soluzioni ed è stato eletto per risolvere i problemi, ma se serve assieme io sono pronto a fare una battaglia comune. E dico al sindaco e ai sindaci presenti, soprattutto ai firmatari di quel documento che mi è stato inviato, che io ho girato per la mia regia, il presidente Zingaretti, responsabili del piano di rientro, che nella giornata di martedì o nella giornata di mercoledì, più tardi avrò conferma della prossima settimana, la cabina di regia riceverà, quindi la regione con il presidente dei sindacati riceverà i sindaci per affrontare questo problema dell'ospedale. Questo parte da un punto, c'è un punto, cosa si fa a Varagna? Io alla guerra di contrapposizione e alla guerra fra poveri, ovviamente qualcuno la incitava, io ne farei tranquillamente a meno. Per un punto, e qui i medici presenti credo che possano essere d'accordo con me a partire dall'assessore, non c'è il tema di una contrapposizione, perché magari se va bene, se va male un ospedale, facciamo un esempio dell'ospedale di Alagri, allora c'è una chance in più per l'ospedale di Alagri. Il tema vero è che noi dobbiamo ricreare un sistema
perché se noi ad esempio non creiamo una struttura per le emergenze ad Aragni, è ovvio che l'ospedale di Frosinone e il pronto soccorso di Frosinone saranno sempre ingolfati, perché da Paliano a Frosinone non c'è una struttura che possa essere anche la struttura che decongestiona l'ospedale di Frosinone. E perché oggi, in tutta onestà, bisogna dirlo, non ci sono i requisiti per il VEA di secondo livello all'ospedale di Frosinone? Non ci sono i requisiti. Significa numero di accessi, significa prestazione, non significa soltanto investimento di infrastruttura. Non significa soltanto investimento di infrastruttura. È perché attorno all'ospedale di Frosinone occorre creare un sistema che nel suo complesso costituisce il requisito per essere un VEA di secondo livello. E per spiegarvi forse in maniera più semplice, se noi non riapriamo strutture intorno a Frosinone, e che sono avanti con un possibile potenziamento, la riapertura dei mani con i servizi e con l'emergenza da affrontare, con le cose che erano un progetto che fu deliberato dall'ASL, che noi dall'ISL dobbiamo partire per poi dire di affrontare in maniera differente ovviamente l'emergenza. Se non creiamo questo sistema non creeremo i requisiti per il VEA di secondo livello. E allora, se noi lavoriamo sul polo unico del nord, nella nostra provincia, occorre, è ovvio che se, come è impegno della regione, dire lavoriamo a costruire i requisiti per il terzo secondo livello a Frosinone, occorre che la struttura di Aragni torni a vivere e torni ad affrontare alcune problematiche. Ora, è ovvio che su questo dobbiamo lavorarci assieme, tutti insieme, sapendo che su questo nessuno ci deve regalare un tema di battaglia politica, perché poi stiamo parlando, sono d'accordo con chi lo dice, stiamo parlando di qualcosa di diverso dalla politica e dai problemi ordinari, ma è ovvio che è un percorso che noi dobbiamo seguire. Nell'immediato io credo nelle strutture, io riparto da lì, da dove io avevo presentato un ordine del giorno, cioè dire innanzitutto che quella struttura che oggi c'è, che è sicuramente insufficiente per affrontare le emergenze, si è intanto potenziata quella, e che quindi noi lo dobbiamo chiedere assieme martedì o mercoledì, quando saremo ricevuti dalla cabina di regia, le deroghe per poter potenziare quella struttura. Lo dobbiamo fare assieme al documento che i sindaci hanno presentato. Ora, poi un'altra cosa che credo sia importante e chiudo. Io lo so che c'è tanta sfiducia, perché la respiro, perché te lo dice la gente che incontri per strada, in particolare sulla sanità, perché nel corso degli anni la politica ha promesso tanto, non l'ha mantenuto. Quando l'assessore dice giustamente che usano sempre la parola riconversione, e poi la riconversione non c'è mai, e che quindi c'è anche una paura diffusa che è quella, basta che non funziona una cosa, è il segnale di una smobilitazione. È successo per l'ambulanza, no? Guardate, ve lo voglio dire, però nessuno voleva levare l'ambulanza ad Aragni, e soprattutto non c'era nessun disegno per togliere Aragni e metterla da qualche altra parte. C'è stato un problema di una malattia di una persona, insomma, poi con Bassetta un giorno in regione, insomma, c'è stato anche facile chiedere il ripristino di quella situazione. Io lo so che dice tolgono l'ambulanza, il segno di una smobilitazione, e c'è un timore, c'è una paura. Oppure un giorno non arriva un medico in un ambulatorio, lo capisco, però penso che insieme
dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo soprattutto lavorare perché il tema della sanità sia indubbiamente il tema dal quale riparte questa provincia e sia soprattutto il tema sul quale ci sia poca battaglia politica, ma soprattutto insieme possiamo raggiungere risultati che sono risultati molto importanti per il territorio. Ringraziamo l'onorevole, come dire, esemplare in cui seguire questo consiglio comunale che fa capire la passione politica e civile di questa cittadinanza, e da qui forse si può anche rinascere, si può anche ripartire. Ringrazio tutti i consiglieri comunali e gli assessori che mi hanno circondato, soprattutto i consiglieri comunali di minoranza, oltre che di opposizione, poi vedremo i media in maggioranza, vedremo un attimo quanti sono le questioni essenziali che sono state trattate. Prendo spunto subito, perché noi da qui partiamo dalle cose, quindi prendiamo spunto dalla relazione che ha fatto l'assessore Iani. Ci sono state molte sollecitazioni da parte vostra, cosa fa questa amministrazione, cosa fa il sindaco, cosa vogliono fare, Allora innanzitutto non abbiamo fatto una cosa importante, l'ospedale, abbiamo nominato assessore il dottor Fabio Iani. E sappiamo bene, io mi rendo conto e comincio anche a dire cose insomma che hanno un loro peso, che cosa è significato nominare questa amministrazione, le critiche giunte anche a questa amministrazione, da una parte e dall'altra, noi non è che lo dimentico. Noi come primo atto abbiamo posto per la tutela del cittadino, visto che ci è stato chiesto anche questo, e per l'ospedale Aragni abbiamo posto a capo di questa branca il dottor Fabio Iani, che ha ampiamente dimostrato nella sua relazione la conoscenza, la condizione, la competenza sulla problematica dell'ospedale. Nella sua relazione non si può rimprovere nulla, tranne qualche espressione un po' colorita che si vuole anche risparmiare, insomma. La prova stessa io devo sempre conservarlo. Detto questo, la proposta del, chiamiamo adesso, visto che giornalisticamente parlando, piano Loiani, parliamo anche di piano Loiani, è un qualcosa, voglio anche qui rassicurare i colleghi consiglieri di opposizione, che è stata meditata da questa amministrazione e condivisa almeno sicuramente con i consiglieri di maggioranza, ma è stata, diciamo, elaborata nell'emergenza, perché l'ospedale di Loiani è un'emergenza, la prima emergenza che abbiamo affrontato. Cosa ha fatto il sindaco, cosa deve fare il sindaco? Il sindaco già in campagna elettorale, e ringrazio l'onorevole Buschini che ha anche ricordato un episodio molto importante che andremo a riprendere, è andato subito alla Regione Lazio a informarsi della situazione in cabina di regia dell'ospedale Aragni. L'ha seguito anche dopo. Il fatto poi dell'ambulanza, che è un fatto emblematico, e qui voglio sottolineare anche due aspetti, è emblematico per la mancanza anche di solidarietà che abbiamo in questo territorio. E io qui ringrazio fortemente i sindaci che pazientemente sono venuti e sono stati qui con noi. Sindaci con i quali stiamo percorrendo una strada di coordinamento costante su tutti gli ambiti, dall'ambiente alla sanità al trasporto pubblico, perché solo questo significa realmente unità tra amministratori, unità di intenti. E ci stiamo coordinando permanentemente. E possiamo anche dire che facciamo un po' di storia, e quindi mi rivolgo anche al dottor Mollo come risposta, anche diamo qualche risposta concreta. Questo piano degli altri noi l'abbiamo fatto proprio e l'abbiamo proposto immediatamente al presidente Zingaretti, il sindaco di Aragni e tutti i sindaci della zona, con una lettera che non è una lettera, diciamo, di intenti o una lettera di cortesia, è una lettera che ha un suo valore giuridico. E qui mi riferisco all'appello che ha fatto il consigliere Frodini sull'importanza giuridica anche del problema sanitario in Aragni, perché sono anche responsabilità giuridiche. E noi abbiamo, anche con un po' di presunzione, fatto presente al presidente Zingaretti, che è commissario, le sue responsabilità non solo politiche, ed è giusto che ci siano anche responsabilità politiche, ma anche giuridiche. Perché nella programmazione del piano operativo generale e nel piano di riorganizzazione aziendale che abbiamo citato in questo documento, e da qui noi partiamo perché l'abbiamo studiato bene, il dottor Milani l'ha fatto molto bene col documento di riorganizzazione aziendale dell'ASL di Frosinone, ci sono delle questioni che vanno poste all'attenzione anche a livello generale. Se noi diciamo che vogliamo arrivare almeno a livello di Subiaco, Monzolondo e Bracciano, poi se il sindaco di Monzolondo è avvelenato 5 anni, poi noi siamo avvelenati, quindi se partiamo da lì, noi stiamo dicendo anche al presidente del sindaco, attenzione, voi ci state ponendo al di sotto di una fascia di ospedali che io personalmente conosco benissimo per il mio servizio fatto sia su piano sia a Bracciano. Lo state facendo, ci state ponendo al di sotto di questa fascia, dove noi parliamo, l'abbiamo scritto, di presidi e di comuni di minor densità abitativa oltre che di minor complessità territoriale. Mentre ad Aragni insistono importanti infrastrutture di trasporto,
un notevole distretto industriale e problematiche ambientali gravi e serie che compongono la scuola della popolazione esposta. Poi ognuno si prende le responsabilità giuridiche di quello che farà e di quello che non farà. La mia responsabilità, mia e di tutti gli altri sindaci della zona, che siamo anche autorità sanitarie, è proprio questa. Adesso la responsabilità non solo politica, per rispondere anche a voi, ma anche giuridica, è rimessa ovviamente ai sindacati, al quale costantemente andiamo anche a sorgere gli interventi. Riprendo la questione dell'ambulanza, che è emblematica anche secondo me del basso, purtroppo, anche sentimento di cittadinanza che abbiamo in questo territorio, dove artatamente da qualcuno, irresponsabilmente, qua anche la signora Diatti ha fatto presente con questo famoso volantino, si instilla la cittadinanza delle paure, delle paure. Attenzione, spostano l'ambulanza, ci tornano l'ambulanza. È successo, parliamo in questa città. Il sindaco che fa, il sindaco cosa non fa? Il sindaco prende e va ovviamente a Regione Lazio, l'ha confermato Mario Boschini, a vedere che cos'è questa situazione. Era un semplice trasferimento temporaneo, che però abbiamo anche parato. Allora, le battaglie che noi faremo, non vi aspettate il sindaco tribuno, lo dico subito, io non mi incateno, non mi metto le magliette, ho scritto con rinascere a Nagnino, queste cose non le faccio, ma le altre...